Amici di Futuro Gialloblu, l'ultima puntata della nostra lunga stagione, anche soddisfacente, lo vedete, apriamo con la Coppa dello Scudetto. Il Modena di Paolo Mandelli ce l'ha fatta, ha battuto nello scontro diretto anche l'Avellino, lo stadio Mirabello di Reggio Emilia, con il risultato di 2-1 al termine di una partita sofferta, decisa negli ultimi minuti dal gol di Barozzini. Una gioia incredibile e triplete, possiamo dirlo, perché dopo la vittoria del torneo di Vignola, la promozione in Primavera 2, anche la vittoria del tricolore del campionato di Primavera 3. Allora andiamo subito a vedere com'è andata e soprattutto andiamo ad ascoltare le voci dei protagonisti con i tantissimi festeggiamenti. Devo dar merito alla società, ma ai ragazzi soprattutto, che comunque hanno avuto sempre voglia di ottenere qualcosa in più. Non era facile questa settimana, dopo insomma, la scarica di adrenalina che avevamo avuto, venire qua con il caldo, il sole e tutto, e aver voglia di conquistarsi anche lo scudetto così, e credo che abbiano fatto una grande partita, forse un po' sofferta un po' più del dovuto, visto che abbiamo avuto tante situazioni nelle quali potevamo un po' chiuderla prima, però bisogna dare atto anche che l'Avellino poi ha fatto una buona gara e ci ha messo in difficoltà, perché pareggiando così poi potevamo subire anche un contraccolpo psicologico. Invece questi ragazzi sono troppo consci, consapevoli della propria forza, della propria qualità, e quindi era giusto che vincessero anche questa partita. Gandolfi, Moratti, Vicini stesso oggi sicuramente tra i migliori in campo, quindi al di là dei soliti, questo lo dico io, Villani, Brasili, gli attaccanti tutti quanti, ci sono anche questi giocatori. Sì, è stata un po' la forza anche a un certo punto di questa squadra qua, dove oltre ai soliti noti, come dici te, sono cresciuti tanto anche da sotto, qualche 2006 importante, e che ci hanno dato veramente una grande mano e ci hanno fatto fare un salto di qualità sia nei cambi che nel corso della stagione. Possiamo davvero adesso chiederti se hai una dedica speciale per quello che è successo in questo anno strepitoso, visto che sei stato sempre un po' teso, troppo sul pezzo ovviamente, ma lo richiedeva la stagione. Mi piace pensare a mio papà, che è venuto a mancare l'anno scorso e che comunque è sempre stato un grande sportivo, ha sempre seguito le mie squadre, si è sempre divertito, e magari credo che quest'anno si sarebbe divertito molto, magari da là sopra si è divertito lo stesso. Quindi il primo pensiero che mi viene in questo momento è per lui. È un'emozione fortissima, perché il nostro obiettivo d'inizio anno era quello di Vignola, e poi pian piano abbiamo iniziato a mettere dentro obiettivo per obiettivo sempre nuovi step, e siamo veramente felici di aver coronato questo grandissimo obiettivo e aver messo lo scudetto sulla maglia. E siamo felicissimi, veramente felici. Senti, com'è il rapporto con i tuoi compagni? No, clamoroso, clamoroso. Si è instaurato un rapporto veramente bello, che ci ha aiutato sicuramente. Ecco, esatto, a proposito, questo è un esempio, è una manifestazione del rapporto. Sì, no, stavo dicendo che si è instaurato un rapporto bellissimo, che ci ha aiutato in campo in tutte le nostre imprese sportive. Diciamo che è uno dei gruppi più belli in cui io sia stato, ecco.
Senti, dall'anno prossimo tu sarai ancora in questo gruppo, che cosa pensi di poter portare da questa stagione per insegnamento magari a chi si inserirà l'anno prossimo? Chiaro, il nostro obiettivo, no, come hanno fatto benissimo i 2005 il nostro capitano Ori, è quello di insegnarci, di tenerci sul pezzo, è quello che cercherò di fare anch'io l'anno prossimo, in campo e fuori dal campo. Sono sicuro che il nostro gruppo avrà un atteggiamento bellissimo anche l'anno prossimo e siamo prontissimi a tenere le aspettative alte anche l'anno prossimo. Beh, dopo i festeggiamenti della squadra di Paolo Mandelli dobbiamo chiudere la nostra stagione con un servizio che riguarda un convegno dato in scena allo stadio Braglia con tanti ospiti speciali, compreso il presidente Carlo Rivetti. Andiamo a vedere chi c'era tra Roberto Samaden e Paolo Piani, ad esempio. C'era anche Andrea Cattellani, andiamo subito a vedere. Praticamente si punta soprattutto a cercare di creare dei formatori, soprattutto nel settore giovanile. Sul il nostro modello formativo è legato a due livelli: la UEFA C, che serve per il processo formativo degli allenatori, ma soprattutto il nuovo corso che da 4 anni stiamo facendo da responsabile del settore giovanile. Il mantra è cercare di scegliere le persone al di là del valore, perché oggi, soprattutto nel mondo dei giovani, c'è bisogno di persone che entrano in sintonia con loro, che li aiutano, che non siano soltanto bravi istruttori sul campo, ma che sappiano anche creare quella sorta di relazione con loro. Come dico io spesso, dobbiamo cercare persone che al di là dell'età sappiano in qualche maniera ridurre il gap generazionali, perché solo se entri in sintonia con loro tu riesci a essere un buon formatore. Riesci a creare nei ragazzi una certa empatia e cerchi di non perderli, perché poi, soprattutto nelle fasce più basse, l'obiettivo non è tanto e non solo quelli di migliorarli tecnicamente, ma anche quelli di riuscire a tenerli legati a un territorio, a uno sport. Presidente, due santoni del calcio italiano a livello giovanile hanno parlato alle vostre affiliate, però sono curioso di sapere anche a te cosa è arrivato di quei dialoghi, di quei racconti. Ma è stata un'esperienza veramente, secondo me, interessantissima, perché, come hai detto tu giustamente, sono due santoni, ci hanno regalato perle di saggezza che anche da un punto di vista manageriale per la mia vita professionale condivido al 100%. Tante delle cose che hanno detto, parlando appunto delle giovanili, io anche con l'esperienza che ho fatto insegnando all'università devo dire che le condivido. Parliamoci chiaramente, il rapporto tra Samaden e Cattellani può essere proficuo per il Modena? Beh, abbiamo scoperto che potrebbe esserlo a livello di interscambi culturali, soprattutto, che secondo me sono comunque sempre molto importanti, specialmente quando parliamo di giovani. Quindi, se sono rose, fioriranno. Tu sai che questo è il mio sogno, è il mio obiettivo, dare la possibilità ai ragazzi che sono cresciuti con noi di arrivare in prima squadra. Samaden oggi rappresenta l'Atalanta, che è considerato probabilmente il miglior settore giovanile d'Italia. Quanti ragazzi hanno loro in prima squadra, ecco, è un buon esempio da interpretare e cercare magari anche di superare. . 38 puntate, amici di Futuro Gialloblu, è stato come un lunghissimo campionato, per fortuna abbiamo chiuso col botto. Grazie per essere stati in nostra compagnia per tutta questa stagione, che finisce con la vittoria della Primavera 3 di Paolo Mandelli. È davvero tutto, ci rivediamo nel corso della prossima stagione.